Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video con il tempo che non promette bene. Direzione Passo Giau. Comunque, nonostante stanotte ha tirato giù un bel po' d'acqua, la strada, cioè le strade sono belle asciutte già, eh? A parte qualche piccolo tratto. Il benzinaio mi ha detto che di stare attento sul Passo Giau, che ci sono due autovelox che fanno cassa, quindi dovremmo stare un po' attenti. Ormai dopo aver preso, allora, il primo giorno abbiamo preso l'acqua, il secondo giorno abbiamo preso un po' d'acqua, ieri abbiamo preso un po' d'acqua, quindi ormai anche quando vedo nuvoloso per me è come se c'è il sole, cioè non me ne frega più un cazzo ormai. Tanto c'ho l'antipioggia. Poi tra l'altro ieri sera al ritorno era buio, cioè siamo arrivati a casa alle 9:15, eravamo 9:15 con un po' di pioggia, l'asfalto per terra bagnato, i lampi e io c'avevo la visiera scura. Penso che già vi siete fatti il resoconto di come è andata a finire per il sommo padre. E comunque io farei un grande applauso a Mia, la moto, che ci sta portando in tutti i posti nelle peggio situazioni, cioè veramente l'acqua ne abbiamo vista tanta sti giorni, ma a parte ieri e l'altro ieri, ma che comunque ce la siamo cavata bene, ma ha fatta tanta d'acqua, raga. E zitta zitta, pieno dopo pieno, sempre pronta. Appena tornerò dovrò fargli fare il desmo service, perché sta quasi a 30.000, adesso ce ne avrà 27.000 e qualcosa, penso. Desmo service, un bel tagliando, cambio pasticche anteriori, perché dietro già le avevo cambiate, ma davanti no, perché ancora c'era un po' un paio di millimetri di margine, c'era ancora, infatti ho controllato ieri, ancora ce ne sta. Quindi appena si torna giù un po' di lavoretti bisogna farglieli, anche perché è giusto, eh? Se li ha meritati. Piamaz! Piamaz su, zio! Perché è la macchina dei kit questa? Via ragazzi! Passo già, subito a cannone! Beh, questo è mezzo al cazzo. Ah, levate. Giau! Inizia! Qui! Il Passo Giau! Con il tempo di merda! Ma noi ce ne fotte sega! Un po' umidino, ma non troppo. Porco tu! C'è l'assedio! Primo tornate! Per noi, via, seconda tornata, subito appresso, una sorta di S. Non capisco perché qua i cartelli dell'omini stanno così. Mamma mia, bello pure il Passo Giau, eh? Bello, bello pure il Passo Giau. Pure il panorama niente male, eh? Ragazzi, quarto tornante. Il terzo me lo so perso, non l'ho letto. O l'ho letto, non lo so, non mi ricordo. Il benzinaio mi ha detto che tra l'altro i velox stanno sui pali che non li vedi, quindi tocca stare al ciocco. Tanto il limite è 90 qui, mi dice. E intanto sta uscendo il sole, zitto zitto.
Mamma mia raga, comunque sti tornanti sono spettacolo. Eravamo partiti stamattina convinti che, cioè, da queste parti qua vedevo che c'era un tempo brutto, ma brutto, e invece poi sembra che si stia aprendo di qua. Io non ho visto gli autovelox ancora. Questa cosa mi preoccupa. Non poco. Perché se non li ho visti sono due cose: o ancora non ci siamo arrivati o l'avevamo presi. Adesso abbiamo visto il cartello controllo elettronico della velocità, quindi sicuramente ci potrebbero essere i velox qua. Siamo arrivati in cima. Oh. Breve sosta, caffettino, strudel qui al Passo Giau. E adesso si riscende in direzione Cortina. Che roba! Che roba, ragazzi! Ah, ragazzi, ci siamo fatti un bel pranzetto com'era, ristorante pizzeria 5 Torri qui a Cortina. Antipasto di salumi misti con formaggi e fettuccine al ragù di cervo, come Greta Thunberg vuole. E adesso ci andiamo a fare il passo Tre Croci e poi il lago di Misurina. Bellissimo, guarda che vista! E adesso verso il lago di Misurina! Siamo arrivati al lago di Misurina. Passo Tre Croci molto figo, ti sono piaciuti Passo Giau e Passo Tre Croci? Soprattutto quei tornanti,
Mamma mia, raga, che spettacolo di strade. Veramente figo. Veramente, veramente figo. E mo niente, adesso ci rifacciamo al ritorno, sia passo Tre Croci che passo Giau. E poi andiamo a casa. Ci andiamo a casa, relax, e vediamo un attimo il meteo per domani. E se promette bene, passo Stalle e Gloss Glockner. Penso che pure quelli saranno due passi veramente, veramente molto belli. Niente ragazzi, per questo video vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!